Fatto.
evidenziando alto senso del dovere, non comune spirito di iniziativa e coraggiosa determinazione, non esitava ad intervenire presso un'abitazione ove si era coricato un uomo che, in preda a un forte stato di agitazione, tratteneva con forza la moglie e la figlia, riuscendo a bloccarlo e a liberare due familiari. Pesaro, 14 ottobre 2012. Consegna la ricompensa l'arcivescovo metropolita della diocesi di Antonio Osimo, Sua Eccellenza Monsignor Edoardo Minichelli. Reparto riposo. Encomio semplice concesso dal comandante della Legione Carabinieri Marche agli appuntati scelti Polito Giuseppe e Mancinelli Daniele. Reparto a te. Conferma determinazione, elevata professionalità e coraggio, intervenuti presso un'abitazione per delivere una vita in famiglia, affrontava un uomo che, armato di coltello, aveva aggredito l'anziano genitore, traendolo in arresto. Corinaldo, provincia di Ancona, 5 dicembre 2012. Consegna le ricompense il comandante del Comando Militare Esercito Marche, generale di brigata Rosario Silvestro Moschera.
quantità di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione si concludeva con l'arresto di una persona, il detenimento in stato di libertà di ulteriori due e il sequestro di oltre 5 kg di droga. Fabriano, provincia di Ancona, settembre 2012, aprile 2013. Consegna le ricompense. Il procuratore della Repubblica, facente funzioni presso il Tribunale di Ancona, dottoressa Irene Bilotta. L'amore a Dio e ai fratelli italiani. Così sia.